RC Speciale Austria, un gorilla nella Stiria, da un articolo di Max Gagliano. Ciao, sono Riccardo Felici e quest'oggi vi porterò nelle colline della Stiria, in Austria, per questa seconda puntata di From Zero to Hero. Piove. Il traliccio che sostiene il grande nome della Texaco sulla linea di partenza sembra una gigantesca porta da calcio messa lì per sbaglio. Eppure le scritte di Start e Ziel, arrivo, poste lì a fianco, già a leggerle fanno salire gli spilli di ignoranza lungo la schiena. Parti dalla casella numero 8 e dai, è un bel vedere, una postazione da perfetto underdog. Osservi il tuo compagno di row accanto a te e sembra quasi che vi stiate mettendo d'accordo su come saltare gli altri 6 là davanti. La salita che porta alla Ella-Licht-Kurve da qui sembra spaventosa e pensare di farla travolto dagli spruzzi d'acqua degli avversari fa deglutire saliva secca. Il mossiere è pronto a dare via alla contesa agitando nervosamente il drappo austriaco. Via, 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 via! Lauda, Hunt e Depailler scattano puntuali disponendosi a ventaglio poco prima della grande salita. Guadagni una posizione e per tutto il primo giro non mogli gli stinchi di Clay Regazzoni. È uno scontro sanguigno. Lui è genuino come te, in qualche modo vi appartenete l'uno con l'altro, ponendovi alla nuova generazione dei piloti computer. Ma adesso Clay deve levarsi. La Ferrari numero 11 non ce la fa a contenere il tuo incedere e ciao Clay, con buona pace del commendatore seduto in poltrona. Ora il tuo bolide sembra un trattore arancione che ara spazio fra te e gli avversari che si parano davanti. Fittipaldi nemmeno ti vede mentre gli salti in testa. Godi come un riccio doppiamente, perché lui è il campione del mondo in carica. Ora hai davanti la vettura gemella, quella di Stack. Eppure, da quando stai correndo, sembra che la tua marcia appartenga a un'altra formula rispetto alla sua. E non c'è nulla da fare. Brianza batte Germania 2-0. Quarta posizione, a un passo dalla zona podio, ma il posteriore della Tyrrell che ti si para davanti è quello di Depailler, non proprio un tipo arrendevole. Scollini dalla Ella-Licht e giù in picchiata nel discesone della Flatsack, e mentre lo fai ti sali in zucca una pazza idea, attaccarlo alla staccatona della Glatzkurve. Sei troppo lontano, ma invece di patteggiare un rinvio dell'attacco te ne sbatti ed entri con la forza bruta di un gorilla. Il francese rimane aperto di traiettoria e vede piombare il tuo missile arancione senza capire che cosa è successo. Arrivi lungo e trattieni il toro meccanico con le tue braccia brianzole. Il tipo di Clément Ferrand dagli occhi vispi intravede la possibilità di fare un contrattacco ad incrocio, ma lo ricacci al suo posto e neanche sai come hai fatto. Ce ne sono ancora due da andare a prendere. Si chiamano nell'ordine James Hunt e Niki Lauda. Non so se mi spiego. Dai, guarda che il terzo posto è già tanta roba. Che ti sei messo in testa adesso? Ti chiami sempre Brambilla e se andrai a sbattere mandando tutto a puttane? Se farai la solita figura del pilota generoso ma inconcludente? Eppure, mannaggia la miseria, per te oggi è come se non piovesse. Tuo fratello Tino ha creato un mostro quando ti faceva allenare su asfalti allagati e sembra che ti abbia forgiato solo per questo giorno, come un atleta che si allena 4 anni per un'Olimpiade. Ora che galoppi in terza posizione, scorre sangue taurino nelle tue vene. I due là davanti credono di giocarsela tra di loro, eppure non si accorgono che li stai andando a prendere e quando ti vedono dagli specchietti provano sconcerto. Ormai li vedi, e ora lo scrosciare d'acqua sta persino aumentando, ma la tua marcia, inarrestabile, beve pioggia dentro al mare di coraggio del tuo piede destro. Hunt tenta di scappare da te dando una disperata infilata all'esterno a Lauda, il quale rimane pietrificato. Primo Hunt, secondo Lauda, al terzo posto una sentenza della Cassazione in arrivo. Non passano che 4 secondi dalla manovra dello spirlungone biondo e adesso bam, altro schiaffo all'idolo di casa che corre solo con il mondiale in testa. Secondo. Adesso che annusi il trionfo sei un'ira di Dio. Le tue traiettorie sono geometrie nuvolose che si avventano sui malcapitati avversari. Gli italiani sconfinati sulle colline della Stiria improvvisamente se ne fregano della Ferrari e impazziscono per questa travolgente marcia con al volante il pilota italico dal casco rosso. Ti sei appena mangiato Lauda e stai già attaccando a morsi il cambio della Esket. Addirittura
Sembri piombarci addosso alla Rindt Curve, da quanto sei in trance agonistica. Ma aspetta, santo Dio! Calmati, un attimo prima che rovini tutto. Rettilineo e su per la salita attaccato al culo di James. Non potreste essere così diversi. Lui, bello e dannatamente infallibile con le donne. Tu, rozzo gorilla con le mani come badili annerite dal grasso. Eppure, in questa domenica il più maschio di tutti sei tu, Vittorio Brambilla da Monza. Glatz Curve, il tuo punto preferito. Adesso è il momento. Vai, Vittorio, vai! Staccatona, irruzione, infilata, boato, primo! Primo, cazzo, primo! E chissà che risate, Vittorio, dentro a quel casco pazzo di gioia, ma adesso sei da solo contro te stesso e dipende solo esclusivamente da te. Le ruotine della tua marcia là davanti schizzano spruzzi e si fanno più piccole in questa stranissima macchina col muso che non finisce mai, e sai bene che lei ti può tradire come ha già fatto altre volte in questo 1975. La durata misera dei freni sono i suoi punti deboli, ma questa domenica, questa pista, ti fa l'assist perfetto e ti dice: Vittorio, io sono Zeltweg e non ti chiederei mai di frenare. Mi devi gustare su binari di alta velocità, devi far scorrere la tua biglia sui miei curvoni come se fossi una pista di sabbia nelle spiagge italiane di Ferragosto. Lasciala andare alla deriva, piano piano, e buttati senza paura tra i miei saliscendi. Io sono l'arena della buona velocità, laddove il vento si fa più denso, in fondo al tuo alettone che ti tiene attaccato a questo asfalto. Io sono Zeltweg, fammi vedere che puoi possedermi. Non ti fermi più, e nessuno può fermarti. Rifili badilate di secondi ignoranti a piloti suonati come pugili, e l'arbitro sta entrando nel ring per porre fine alla loro sofferenza. Piove troppo, dicono che non puoi più giocare a gavettoni sui curvoni. Basta così, Vittorio, hai vinto, dai, bandiera a scacchi e muso schiacciato dentro al rail per clamoroso eccesso di esultanza, che oggi, solo staccando due mani dal volante, potevi sbagliare. Alzi il coppone sul podio, cinto da una corona d'alloro che sembri l'omino della Michelin. Una vittoria così varrebbe i 25 punti di oggi, altro che i 4,5 miseri punti che ti stanno assegnando per la metà della distanza percorsa, dimostrando che la matematica è un'opinione sbagliata. Fa niente, Vittorio. Accorciando la distanza di gara non ti hanno accorciato il senso del trionfo, ma hanno solo accorciato l'agonia dei tuoi avversari. Oggi proprio non ce n'era. Vittorio Brambilla da Monza. Ciao a tutti, grazie per aver seguito la seconda puntata di From Zero to Hero, e grazie a Vittorio Brambilla per questa indimenticabile impresa.